Calamastre come Tony Brash, cappella alla schienaccia, te la scamma in faccia. Chi porta maschera che lineamente ghiaccia, che sono in pace. Chi porta maschera cosa che mi faccio? Porta maschera perché sta società mi margine, mi schiaccia. Se non mi faccio personaggi per sapaccio, ma arrancio da sta frangia, adesso le ricerche l'immagine. Sono da una cecca saggi, che sono le cecche, le piace. E non ci faccio che si me ne compiaccio. Chi porta maschera perché nessuno mi incoraggia. Tutto volta sposteraggi lo sol. Minaccio, illusione in fondo, non saci ne manca chi sono che con chi mi faccio, ma mandi le risposte e mi confondo con me che è disposto a mangiare solo saggio solo che non sono predisposto, ma predichi che mangia io non macina ne preso in tuo se presupposto mi sposterebbe per padosto che sto su ben, ma posso pente una verba diversa si resta me stesso e non tocco con prezzo, un verbo importante per me muovermi che tengo all'interno mi sta importunando maschere maschere che sa nascono ne schiena lo lasciano scorno per fa nascere tutta gli schema canza lasciano e pigliano forme mille sfaccettature sti faccia diversa che le che sono la base di un cino in questo caso giusto? No, la base questa qui è di Black Sanders. Ah, ecco, la base di Black Sanders, che tra l'altro mi ricorda al volo, detto così, Daytona 500 di Ghostface Killah. Oh, non lo so, forse il giro di il chitarrino poco poco. Se ti dico il campione da dove l'hai preso, ti faccio cambiare totalmente idea rispetto a quelli che potevano essere i loop che pigliava Rezza all'epoca. Beh, vabbè, il campione ti svelo soltanto questa chicca, è un gruppo trash elettronico pop italiano che si chiamano i Rockets. Addirittura, io amo prendermi per il culo da solo. Che, che piacere avere MC Ozzy ad aprire no, questa. Ma il piacere è mio, guarda. No, sul serio, guarda, tu sai bene che a gusto dopo al sole io ti accennai di questa idea che avevo, cioè quella di sponsorizzare a mille nella stagione 2006-2007 i nuovi dischi. E poi nuovi io lo metto tra virgolette, insomma, i nuovi artisti lo metto un po' tra virgolette, proprio perché nuovi in realtà non sono. Da quanto tempo tu sei in giro, Ciro? Diciamo che sono appassionato di queste cose da quasi una decina d'anni, però sono sempre stato abbastanza sulle mie, registrarmi il pezzo nella stanzetta magari, queste cose qua. Quindi nuovo tra virgolette basta, in realtà si parla più che altro del nuovo disco che viene fuori da un paio di mesi, che è fuori, intitolato Overflow, del quale parleremo a più riprese all'interno di questa discussione, intervista, 16 tracce una meglio dell'altra, mi è piaciuto assai, sia il prologo, ma verrà sul serio, a partire dal prologo per arrivare all'epilogo, come è stato concepito questo disco Ozzy? Allora, è stato fatto abbastanza con naturalezza. Alla fine diciamo che mi capitava di registrare dei pezzi magari per presentarli ai live, alle situazioni dove magari andavo a suonare, perché poi per me la prima cosa è sempre l'impatto col pubblico. Di solito sono convinto sempre che i dischi o tutte queste situazioni qua sono una cornice. Per me la prima cosa dell'hip hop è l'impatto principale proprio col pubblico. Mi sono trovato dei pezzi accomunati comunque da una sorta di filo conduttore e mi è parso il caso di comunque spenderci una cosina a livello di autoproduzione e poterli far sentire in giro. Ma la prima cosa per me comunque sono, ripeto, sempre i live eccetera eccetera. In apertura della discussione il brano Maschere, insomma, che a me piace particolarmente, ne discutevamo prima, è probabilmente il mio preferito del disco, quello che io ho scelto per il CD della macchina, questo giusto per dirtela, quindi significa che la cosa è seria. Grandioso. Fabio Farti in featuring, quali sono per te le maschere? Cioè, di che tipo di maschere parlate all'interno del brano? Ma alla fine il concetto di maschera all'interno del pezzo è proprio diciamo il discorso proprio della filantropia nella quale verso la nostra società, cioè nel senso che comunque c'è, in ogni circostanza ognuno di noi è costretto a dover vestire una maschera di un certo tipo per poter essere socialmente accettato in un contesto, insomma. Qual è la quindi tua? Questo era il tema principale di questo pezzo qua. Qual è la tua maschera? La mia maschera è purtroppo purtroppo varia, anche se involontariamente. A me piacerebbe essere più naturale possibile, però comunque la società ti costringe a doverla variare in ogni contesto. Magari, che ne so, vai all'università, c'è un tipo di maschera, vai al lavoro, ne hai un'altra. È difficile poter mantenere te stesso e io credo che per la maggior parte, almeno io personalmente, sono fortunato di aver trovato uno strumento come il rap per poter canalizzare quella che secondo me è la mia reale persona.
Come ci sei arrivato al rap? Cioè, qual è stato il tuo percorso? Insomma, qual è stato l'amico, almeno io personalmente ho sempre avuto l'amico più grande che in qualche modo ti porta, no? A Brindisi avemmo l'influenza francese, quindi alcuni personaggi francesi hanno un po' influenzato, insomma, tutta la scena. Qual è il tuo personaggio, quello che ti ha influenzato maggiormente? Allora, io torno il... cioè, ho sempre avuto un interesse particolare per questo tipo di musica, già proprio dall'ascolto. Ricordo che io 97-98 quando ho iniziato ad ascoltare questa roba, in radio giravano i vari pezzi dei vari Sottotono, Articolo 31, sì. E poi vabbè, senti i Messaggeri della Dopa . Diciamo mi innamorai totalmente di questo genere. Poi all'epoca c'erano delle trasmissioni e facevano in radio, anche in radio locali qua a Napoli, nelle quali ci sono stati ospiti un po' di tutta la scena partenopea dell'epoca, che era i 13 Bastardi, c'era un gruppo che si chiamava La Contrada, sì. E diciamo così ho iniziato a girare agli eventi nei quali ci stavano questi personaggi, e sì. Ad avere un po' un impatto più diretto con questo genere musicale. Le prime produzioni, le prime cose che ho scritto io risalgono più o meno al 2000 più o meno. Ah beh, quindi insomma nuovo nel senso di scrivere di produzioni, che poi nuovo col cazzo perché sono 6 anni e quasi 7 perché siamo alla fine. Ma al sud va tutto molto a rilento, purtroppo non avendo i mezzi a disposizione. A me dillo. Io sono ancora più a sud, cioè, ne ho parlato più volte anche con Taiwan di sta cosa qua. Perché insomma un po' di tempo fa si ascoltavano le cassettine registrate e in qualche modo a te, se eri fortunato, ti arrivava la seconda, terza copia che ancora si sentiva. Sentivano veramente in un modo proprio osceno. L'audio proprio osceno la terminologia adatta è osceno o a cazzo, se vogliamo proprio dirla nel giusto modo. Se poi eri sfortunato ti arrivava la decima copia e lì era veramente il delirio. Comunque, a proposito di Overflow, altro brano che a me piace parecchio, beh, è quello con Open Rot, Deja Vu fa così. Oggi come oggi, stesse di me porto rilorgi, stessi facce, stessi tracce, stessi rammaggi, lo stesso bisogno scava quell'ogno per trovare coraggio, stessa attura, stessi parti, stessi caravaggi, canoraggi, solo... Cosa? Trofona di Ciro Perrotto, secondo me ha spaccato tutto. Stessi sangue per Dracula, stessi infamo cenacle, stessa traffica a Napoli, chi ha Luca ama bella, chi per rotin vivi in dallaggi, chi incadena in montaggio, ma stesso sentimento noi, e come non contagi. In un saccia... Sì, che poi tra le altre cose, io l'ho ascoltato con attenzione, no, Overflow, sul serio. Ho cercato di comprendere il napoletano, che poi tra le altre cose è un napoletano abbastanza comprensibile, voglio dire, non... Sì, ma magari più del solito, ci sono molti neologismi, tra virgolette, del tipo parole italiane napoletanizzate, ecco. Proprio per questo... diciamo con questo scopo. Ecco, infatti, perché poi per esempio ricordo alcune cose napoletane, senza fare nomi, che a me, che sono comunque del sud, insomma, avevo dei seri problemi, anche perché il napoletano parlato in modo stretto, poi se si chiude la bocca, alla fin fine proprio non si comprende nulla, no? In questo caso Overflow è abbastanza comprensibile, pur essendo un disco cantato in dialetto, e ho notato che proprio i temi trattati all'interno del disco sono temi abbastanza pesanti. Nel senso buono, cioè, ho capito in pieno. Magari uno si stupisce pure, alla fine non tutti sanno che ho 22 anni, magari un ragazzo di 22 anni che parla di quelle cose infatti proprio questa era la domanda, può risultare abbastanza insolito. Ecco, ma la domanda mia è questa: come al giorno d'oggi, insomma, un ragazzo comunque di 22 anni, giovanissimo, no, si approccia a certi temi? Tu ti sei approcciato nel migliore dei modi dal mio punto di vista, ma qual è stato il tuo percorso? Ecco. Alla fine mi ci sono approcciato con molta naturalezza, perché alla fine credo che vivere una realtà non proprio facilissima come quella della mia città, anzi io dico comunque di essere fortunatissimo per aver avuto una famiglia che magari ce la fa tirare le somme a fine mese, eccetera eccetera, però comunque quando sei proprio immerso in tutta una serie di tematiche e di problemi e le vedi proprio ogni giorno, magari ti viene più naturale farti dei problemi e farti dei ragionamenti sulla società e perché funziona, cosa non funziona e cosa magari potrebbe cambiare in ogni singola persona a livello di ragionamento, proprio perché funzionasse
meglio magari, proprio il modo di relazionarsi. Io in Overflow parlo proprio di questo, parlo del modo di relazionarsi con la società che potrebbe avere ogni singola persona per poterla prendere con più facilità. Magari ci sono pezzi tipo sofferenza artificiale nel quale dico, parlo di tutte quelle persone che non si accettano e sì, magari ingannati dagli stereotipi di bellezza o di perfezione che dei mass media non riescono a essere, stare in pace con se stessi. Più o meno questo è uno dei paragoni che rende meglio quello che ho voluto dire in questo disco. Ricordo il brano, ricordo. E perché Overflow? Poi io, vabbè, dipende da un discorso computeristico, cioè il termine è informatico o no? Sì, è legato a... Allora, io vedo Overflow perché vedo in pratica la scena come un sistema, no? Sì, e io sono ignorante all'ennesima potenza, per un discorso informatico. Ma è una cosa semplicissima, l'Overflow si verifica quando dai in input, sì, cioè i dati che dai in ingresso, che comunichi comunque a un sistema, sì, sono totalmente diversi da quelli che si aspetta il sistema. Ah, ecco, ok. Cioè del tipo che magari io vedo la scena italiana molto monotematica in parecchie situazioni, parla sì, quasi sempre di cose già sentite e strasentite. E col mio disco, come tante altre persone che magari comunque hanno fatto come me, ho cercato di dare un messaggio un po' diverso, ecco perché ho detto. Ah, ecco, adesso sì, tutto chiaro. E quanto è stato difficile tirare fuori Overflow a livello economico? Io credo che poi per i featuring, cioè, difficile no, perché poi siete tutti quanti amici e facenti parte più o meno della stessa crew, no? Ma sì, ma alla fine a me piace lavorare con la gente con la quale sto benissimo a tavola a mangiare un piatto di vongole. Ah, mamma mia. Mamma, invitami a quella tavola allora. Magari una bella pizza, perché anche perché no? Anche le vongole, non sarebbe male. Invitami a quella tavola, diventiamo amici. Beh, quindi insomma, per quanto riguarda i featuring, ok, ma a livello economico, per esempio, che poi tra le altre cose mi preme sottolineare che il disco costa poco. Sì, ho cercato di mantenere il prezzo più basso possibile, perché comunque credo che sia abbastanza difficile spingere musica nel nostro paese, proprio perché a livello istituzionale mettere su un disco e venderlo a poco e niente è in pratica impossibile. Io se vado in un negozio di dischi, con le difficoltà che c'ha un ragazzo del sud, per quanto possa essere appassionato di musica, comunque prima di comprare un disco si guarda un attimo il portafoglio e dice: cazzo, devo fare tutta la settimana con questi soldi, mamma... quasi quasi mo ci penso un attimo prima di comprarlo. Invece magari se costa meno è più fruibile da tutti, insomma. Beh, decisamente, la tua è una scelta quanto mai coraggiosa, se vogliamo, e matura, più di quanto potrebbero esserlo i maturi, no? Tra virgolette, in questo caso. Comunque, no, ma è così, ma poi voglio dire, scandaloso, io ne parlo sempre pure durante i programmi, insomma, è scandaloso il fatto che alcuni dischi con la scusa che vengono definiti di importazione, poi dopo li vai a pagare addirittura 25 euro, sono dei prezzi incredibili, importazione cosa, e poi voglio dire, alla fine te lo scarichi in 30 secondi da internet, è ridicolo dire oggi come io oggi. Io di solito, onesto, cioè è una cosa brutta da dire, io la maggior parte dei dischi, prima li scarico, se mi appassionano li vado comunque, li compro, molto spesso di importazione faccio, tipo un'ordinazione da, molto spesso anche fuori dall'Italia proprio, perché li pago di meno, e mi faccio arrivare uno stocco di 10 dischi. Ma credo che sia giusto questo, cioè voglio dire, internet è questo, poi dopo se il brano, il disco ti è piaciuto, premi l'artista che insomma maggiormente ti ha preso, almeno questo dovrebbe essere la cosa, chiaro. Poi, inoltre secondo me si aggiunge pure il fatto che io sono un cultore proprio del disco a 360 gradi, pure per quanto riguarda il concetto del grafico, sì, il packaging, tutte queste cose qua. Anch'io. A me piace avere proprio il disco quando mi piace quel lavoro, insomma. Ma il problema è che oggi come oggi non si ha pazienza, ecco, questa è una cosa che dico io, non si ha più pazienza, perché una volta ricordo che quando arrivava la notizia che stava per uscire il disco di quell'artista, dei Gangster per esempio, in quel periodo lì, cioè alla fine tu stavi lì ad aspettare il giorno d'uscita, poi andavi dal negoziante, il negoziante ti diceva adesso bisogna ordinarlo dall'America, è un po' un casino, ti arriverà tra un mesetto, due mesi, e tu stavi lì che con la pressione sulle spalle. Ora come ricordo, ricordo un aneddoto della mia adolescenza, insomma. Beh, ce l'abbiamo tutti. In questo negozio a Napoli, abbastanza famoso, sì. Nel quale in pratica vedevo dietro lo scaffale, dietro proprio il bancone del negozio, c'erano tutti questi dischi conservati ai vari personaggi di Napoli,
che diciamo conoscevano il negoziante, eccetera, eccetera. E facevo la bava a guardare quei dischi, ma un'altra copia non la fai arrivare, ma io ne ho prese poche. Ma è così. Ora come ora invece come funziona la cosa? Su internet, papà, via, c'hai tutto e via. Allora, detto questo, come si può definire un disco di importazione al giorno d'oggi? È ridicolo, 24,90 euro. Quindi benvenga MC Ozzy che ti fa pagare il disco. Quanto? Dillo, tranquillamente, dillo. 5 miseri euro per tutte le spese di spedizione. Posso fare un piccolo spot pubblicitario? Andate sul sito www.emceozia. .135.it, mandate una mail alla modica cifra di più o meno 7 euro due giorni e sta a casa vostra. Cioè veramente, guarda, io non ho parole, tanto di cappello. Altro brano che mi preme farti ascoltare, anche se tu sto disco secondo me lo conosci, l'avrai già sentito da qualche parte, è questa traccia numero 6, Carenza di mezzi, Dop e Clementino, che a me è piaciuta pure. Poi queste sono le mie preferite, chiaramente. Carenza di mezzi a disposizione, mi trovo a pezzo ma ottengo soltanto il risultato grezza, potenza la disperazione. E chi è disposto a cercare le vele livelli senza rimanere in disparte, partorisco stessi in tasta dimensione. Ma non fischio lo stress e che si situazione. Nonostante un microfono fischio, un coppe e trascio, caccia soltanto spessore. Potramente alto rischio, a tu dischi colpo basso. Questo è Overflow, a ospite all'interno di Black MC Ozzy, onorato ancora, lo ripeto, domanda, anzi due domande per Ozzy: qual è il disco italiano che stai maggiormente attendendo, insomma quello del quale sei più curioso, e qual è secondo te l'artista italiano che emergerà e che verrà preso dalle major come prossima cosa, ecco, o quello che se lo merita secondo te, via, anche perché sai bene le major ormai. Un artista in particolare, guarda, a me per esempio una delle cose che non piace dell'atteggiamento che vedo molto in giro è il fatto che si tende a spingere un artista invece di spingere magari un intero genere musicale. Per esempio l'hip hop avrebbe bisogno di essere spinto in toto, perché ci sono parecchie persone molto meritevoli di... Ho sentito sia il disco dei Fluxers che quello di Paura prima della loro uscita, e credo che saranno un'ottima cosa. Ma oltre a quello, comunque, voglio dire, ci sono un sacco di personaggi emergenti che magari non hanno la giusta sponsorizzazione a livello di pubblicità, però sono fortissimi. C'è il nuovo EP di Perrotta, che pure ho sentito, che è proprio bello. Fabio Farti, mio compagno di crew, che abbiamo sentito il pezzo prima, pure sta preparando un EP interamente prodotto a livello di beat da me. Comunque c'è parecchia gente valida, anche, vabbè, ti ho nominato tutte persone di Napoli, anche fuori Napoli ci sta gente molto forte, ci sta, per esempio ho sentito le robe nuove di L Mare, pure sono proprio belle. Beh, comunque Napoli in pieno effetto, questo fervore a Napoli c'è sempre stato, su questo, però questo è un periodo proprio di fuoco a Napoli per quanto riguarda il rap, come mai? Ma sì, perché comunque ti dico che un po' come me, no, magari abbiamo fatto quel discorso sul fatto che comunque sono 10 anni che cerchiamo di spingere questa cosa, così come sono 10 anni che ci provo io, la stessa cosa vale per altri personaggi che comunque ora come ora stanno avendo un po' di seguito in più rispetto al passato, che facevano le loro cose nella stanzetta. Però insomma, contento, anche perché poi le cose che vengono fuori sono veramente buone, sul serio ottime. Se ti faccio sentire una base, tu d'impulso, d'impatto, ti viene il rap o no? Come... Ma quella è una malattia. Vediamo come viene. Allora, ti mando la base, vediamo un po', eh. Ok. Oh, oh. Sì. E chi si o si? Siamo a Fatum Prince 23. Lo dico pure in inglese. Io ti tranquillamente, ho senso, ho potenza, differenza, manca da fissare in da chiesa quando ma sappi di fronte, rima che sono pronte, si così ti dice no, manco fosse l'uomo del mondo. Tranquillamente, a me elaboro malati sotto complesso, e faccio che diventano convexa, pure cazzotto, mucco, microphone cecca, o ti rappresenta, mostra, trasmissione si chiama blecca, ma una casa tutto fecca, tu spaglio ma che fosse una stecca, tranquillamente me ne vado e ti vado, un goppa su, buncia, e si così, tranquillamente.
Sì, di fatto ti viene che è una meraviglia. Grazie per le citazioni. Che dire, nulla se non chiederti la domanda fatidica, che non è però che periodo è questo per te. Perché, perché mentre parlavo con te me ne è venuta un'altra domanda. Però per i consigli degli per gli acquisti, questa sarà la domanda tormentone che io inauguro con te. Vediamo un po' quale sarà la tua reazione. Sono curioso, inventata sul momento. Cosa vuoi fare da grande tu? O comunque... Cioè, ecco, il rap secondo te... Hai beccato il più pessimista delle nuove leve, in pratica. Vai tranquillo, vai tranquillo. Io voglio fare progettista di software, perché lo so che il rap non mi darà mai 1000 lire. Mia nonna diceva, la musica non ti enchi la panza. Grande donna, sul serio, grande flow. Fortunato, cioè... La cosa più importante secondo me è fare la propria, fare uscire se stesso tramite l'arte nel modo più naturale possibile, però purtroppo in Italia è ancora prematuro, perché farlo con naturalezza ti possa dare dei risultati economici, ne sono convinto. Poi vabbè, magari qualcun altro ti darà un'altra risposta. Io no, se mi guardo intorno qua in questa città ti dico che è impossibile. Vabbè, può accadere. Ancora una volta, dai tu i riferimenti per quanto concerne il discorso internet, come raggiungerti, se il sito per esempio è aggiornato per i live, per le situazioni. Ti ho visto al Gusto dopo al Sole, grande esibizione. E se ci sono insomma nuovi live, nuove situazioni all'interno delle quali ti possiamo vedere dal vivo, ecco. Ah, ma ci sta il Valva Beat. Sì. Al quale deve fare qualche pezzo, insomma. Sì. Vabbè, poi ci sono delle varie situazioni qua in Campania, c'è una Gemma Marcianise in questi giorni. Sì. Vabbè, niente di levatura nazionale, insomma. Beh, però... Quindi la prossima situazione alla quale ci possiamo è possibile vedermi, insomma, è Valva Beat. Il 29 al Link a Bologna. 29 e 30 settembre al Link a Bologna, Valva Beat, che poi insomma questa è una manifestazione che fa gareggiare anche svariate version, no, create da produttori. Tu sei un ottimo producer, per esempio. Che differenza noti tu tra fare il rap e il producer? Cioè, qual è la situazione nella quale ti trovi meglio? Ma ci sono abbastanza periodi su queste cose. Ci sono periodi nei quali magari riesco a scrivere con più naturalezza e mi viene tutto automatico, e periodi nei quali ho qualcosa dentro e l'unico modo per farla uscire è tagliarmi dei suoni e cercare delle atmosfere che si avvicinano alle mie sensazioni. Suoni tagliati da gruppi trash, poi tra l'altro. Poi... Ah, quel beat non era mio, però Black Sanders è un amico mio di Scavaggio. Comunque voglio cogliere al volo, prima si parlava di DJ Uncino, occasione per salutarlo e dire che comunque sul disco il 99% degli scratch l'ha fatti lui e sono ottimerrimi. Io ho il booklet tra le mani. Allora, chi praticamente è all'interno del disco, chiaramente Ozzy, Cefron, suppongo. No, Cefrone. Che a Napoli Cefrone significa uomo dalla capigliatura alquanto folta. No, non credo che un napoletano meglio direbbe così, Black. No, vabbè, era un termine tecnico. Ah, ecco, Black Sender. Apro, va, ecco, anni 80, anzi fine anni 70. Black Sanders, poi Oolong, che prende il nome Oolong. Guarda tu, cioè, allora sai cosa pensavo io? Che prendesse il nome da Tekken, che c'è quello che combatte, si chiama Oolong, per Madonna. No, molto più pane e puparoli, come dicevo. Pensa un po' tu. Poi Uncino e poi Snatch, che tra le altre cose ha vinto l'ultima proprio Barba Scratch. Barba San Scratch. Beh, insomma, oggi io ti ringrazio. Di nuovo il tuo sito di riferimento, www. Allora, www.emcoozzy.135.it. Ozzy, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto e niente, no, grazie a te col cazzo, grazie a te. Stammi bene, ciao. Vai, ciao.